Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial su Alteryx. Oggi andremo a vedere come utilizzare file JSON. Andiamo al sito datiopen.it, che è un sito italiano in cui si possono trovare molti file per effettuare statistiche in svariati formati, tra cui anche il JSON e soprattutto in modo gratuito. E andiamo a scaricare un file. Nella descrizione del video troverete sia il link al sito www.datiopen.it sia il file con cui andremo a fare il tutorial, così almeno si sa mai se in futuro dovessero cancellarlo, il tutorial non diventa del tutto inutile, ma potete comunque scaricare dalla descrizione del video il file JSON. Andiamo su Esplora Catalogo, scegliamo Sanità. Cerchiamo dei dati sulle ricette. Assistenza sanitaria di base, statistiche sulle ricette. Andiamo qua su Scarica. Il sito dà la possibilità di scaricare molti formati, noi scegliamo JSON. Clicchiamo qua sul dichiaro di aver letto e accettato le condizioni e poi inseriamo il codice. Prendiamo il nostro file JSON e trasciniamolo dentro ad Alteryx. Automaticamente ci mostra la struttura. Abbiamo una colonna che si chiama JSON Name e una colonna che si chiama JSON Value String. Nel name abbiamo praticamente l'intestazione delle colonne. Abbiamo di result 0, metadata, tipo del dato, l'ID della riga, quindi tutti questi dati riguardano la prima entrata. Tutti questi riguardano la seconda, poi la terza riga, la quarta, la quinta. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di estrapolare da questa colonna questo numero che c'è tra i due punti, così abbiamo una sorta di ID di riga dei nostri dati. Isolare quello che viene subito dopo il punto, cc anno e tutti i numeri, che sarebbe il nome e l'intestazione della nostra colonna, e andare ad abbinare a questi due dati invece il valore della colonna vero e proprio. Possiamo usare un text to column e dirgli di creare una nuova colonna tutte le volte in cui incontra un punto. Di reso 0 ora. Queste due colonne qui a noi non ci interessa soltanto questo che sarebbe il nostro numero ID, questo che è l'intestazione di colonne, questo che invece è proprio il dato da inserire dentro le colonne. Quindi prendiamo un cross tab e trasformiamo questi valori che sono messi in colonna in righe. Allora, come intestazione di colonna abbiamo detto che vogliamo questo, quindi JSON Name 4. Come data field abbiamo detto che vogliamo questo, quindi il value string, e poi gli diciamo di raggrupparlo in base al JSON Name 3, che sarebbe la nostra sarebbe il nostro ID di riga. Come metodo lasciamo concatenate. Mandiamo il run, ecco che abbiamo il nostro ID di riga, l'anno con sotto tutti i dati che riguardano l'anno, la regione con tutti i dati che riguardano la regione, il numero di ricette, la spesa media, l'ID di riga che corrisponde a quello che noi ci eravamo estrapolati da soli dal JSON name, e questi ultimi due colonne che riguardano il tipo di metadata e il link. Ora,
Nella prima riga abbiamo dei dati che non ci servono a niente. Quindi prendiamo un sample, gli diciamo di skippare la prima riga. Possiamo anche prendere un filtro. E digli di restituirci i campi in cui il JSON name 3 non è un valore nullo. Abbiamo ottenuto lo stesso identico risultato. Ora facciamo un po' di ordine tra i nostri dati, selezionando soltanto le colonne che veramente ci interessano. Il JSON name 3 non ci interessa, l'anno, la regione, le ricette, la spesa media, l'ID, magari lo mettiamo anche per primo. Campo null non ci interessa, questi altri due diciamo di sì, ma andiamo in run e abbiamo eliminato le colonne che non ci servono. Ora arriva la parte, quella un pochino più complicata, ma in realtà anche quella più divertente, è quella di andare a cambiare il nome delle colonne in modo dinamico. Cioè noi potremmo metterci qui e scrivere questo è l'ID, questo è l'anno. Abbiamo soltanto sette colonne, quindi non è che ci perdiamo molto tempo, però immaginiamo di avere un file JSON che abbia 30-40 colonne. Non è proprio il caso mettersi lì a farlo a mano. Possiamo farlo in modo dinamico grazie al dynamic rename. Nel menu qui a tendina scriviamo che vogliamo rinominare le colonne tramite una formula. Scegliamo tutte le nostre colonne su cui vogliamo che la formula venga applicata, in questo caso tutte. Allora, l'obiettivo è quello di estrarre soltanto la parola anno, soltanto la parola regione, soltanto la parola ricette. Tutti questi campi hanno un qualcosa in comune, iniziano con CC, poi hanno la parte che ci interessa, un underscore e i numeri che invece non ci interessano. Possiamo costruire un'espressione regolare. Entriamo nella tab funzioni, scegliamo string e scegliamo regex replace. La stringa è il current field, quindi per ogni colonna che noi abbiamo qua selezionato lui andrà a fare il controllo. Il pattern che deve essere messo tra virgolette è la nostra espressione regolare, che è composta da una C grande e una C piccola. Dopodiché abbiamo una parola che in espressione regolare può essere tradotta come slash w piccolo più uno o più qualsiasi caratteri compresi nel gruppo dalla A alla Z, compreso anche l'underscore. Dopodiché abbiamo un underscore e una sequenza di numeri, quindi digit one or more. Mettiamo tra parentesi il pezzo di stringa che noi vogliamo estrarre, quindi le lettere, una o più lettere, e mettendolo tra parentesi abbiamo creato un gruppo. Con cosa vogliamo rimpiazzare tutta quella stringa? Dollaro 1 col gruppo che abbiamo creato mettendolo tra parentesi. E vediamo che è sparito tutto quello che volevamo sparisse. Possiamo fare una cosa anche più un attimino più complicata. Possiamo ad esempio andare a mettere maiuscola la prima lettera di ogni parola. Mettiamoci all'inizio qui del box, perché praticamente andremo ad aggiungere una funzione la cui variabile sarà tutta questa funzione. Quindi andiamo in function. Andiamo ancora in stringa e cerchiamo title case. Al posto di string
Mettiamo tutta la funzione precedente, chiudiamo la parentesi in fondo ed ecco che abbiamo la prima lettera maiuscola per ognuna. Possiamo aggiungere ancora un'altra cosa, possiamo andare a togliere l'underscore e sostituirlo con uno spazio. Anche in questo caso mettiamoci all'inizio perché queste due formule saranno la variabile della prossima formula che andremo a fare. Andiamo ancora in funzioni, sempre in stringa, andiamo a cercare il replace carattere. Questo diventa tutto il nostro campo. Vogliamo sostituire l'underscore con uno spazio bianco. Chiudiamo la parentesi ed ecco che abbiamo finalmente la nostra tabella pronta per essere utilizzata e tutta formattata in modo dinamico senza perdere tempo. Il tutorial è finito e ci vediamo alla prossima. Ciao!